professor Michele Chialuzzi, direttore del Centro per le Relazioni Internazionali dell'Università di San Marino, una conferenza molto interessante che ha avuto come tema l'informazione e anche un po' i rapporti geopolitici fra la Federazione Russa e le piccole repubbliche come appunto San Marino. Lei che idea si è fatta? La conferenza è stata un grande successo per i motivi che ha ricordato lei, perché non solo ha ospitato una comunità di persone dedicate alla circolazione dell'informazione, cosa sempre più necessaria, ma anche perché è riuscita a valorizzare la riflessione sui rapporti fra una grande potenza come la Russia e un piccolo Stato come la Repubblica di San Marino, il che è un fatto originale di per sé, che è degno di attenzione sia da parte degli intellettuali, degli studiosi, ma anche degli uomini che fanno la politica internazionale. Ok, e per quello che riguarda un po' l'aspetto anche dell'informazione e della qualità che insomma è venuto fuori, lei come la vede la cosa? La qualità dell'informazione sulla politica internazionale è sempre in parte, come tutte le informazioni, discutibile, soprattutto quando le implicazioni del fare informazione riguardano temi scottanti, come spesso accade nelle relazioni internazionali, e in special modo quando questo tipo di informazione deve coprire gli eventi che coinvolgono una grande potenza come la Russia. Quindi c'è necessità per tutti di avere un pluralismo informativo sulla politica internazionale e su tutti gli agenti politici rilevanti nella politica mondiale. È indiscutibile che la Russia sia uno di questi, e quindi aprire un canale o più canali attraverso i quali, come questa conferenza è stata, la riflessione sul ruolo e sui rapporti della Russia all'Europa è fondamentale. Ultima domanda, San Marino, come viene vista un po' questa questione delle sanzioni contro la Federazione Russa, la posizione dell'Unione Europea e anche della vicina Italia? Sì, San Marino, essendo una città-stato autonoma e indipendente, ha una posizione peculiare nel contesto europeo rispetto alle relazioni con la Federazione Russa, e cioè San Marino, essendo per natura, diremmo, uno Stato neutrale, è impegnato in tutte le sedi a tenere aperti i canali di dialogo e non a chiudere i canali di comunicazione fra la Federazione Russa e l'Europa. E quindi il ruolo piccolo, naturalmente, che un piccolo Stato può fare e che fa concretamente è quello di evitare di partecipare ai conflitti internazionali. Sono già in tanti coloro che partecipano ai conflitti. San Marino cerca di evitare che i conflitti si acuiscano e che le circostanze che portano ai conflitti si propaghino.